2010-2011, priore di Lucio Tarria, che invito a venire insieme al priore uscente, operaio di Cristo Demetrio Manca, regolatore Orlando Crava e cravario Renato Serva. Anche gli altri confratelli nominati si vaccinino. La confratelli del Rosario, il nuovo priore Franco Mereo, che si avvicina con il priore uscente, e il vice priore Franco Chiaccio. Operaio di Cristo è Mario Zuri, regolatore Mariano Nele, cravario Francescangelo Vinci e la lanterna Alpino e Pino. Anche gli altri confratelli si avvicinano, perché adesso avremo il rinnovo degli impegni che vi assumete. Quindi mettetevi vicino. Ad ogni mia richiesta risponderete sì, lo vogliamo, e poi chiudiamo insieme con Amen. Carissimi fratelli, vi chiedo ora di voler manifestare davanti alla comunità ciò che vi impegniamo di mettere in pratica nella confraternita, di cui l'abito è il segno esteriore che renderà visibile il vostro impegno di fede assunto nel battesimo e rinnovato nella vostra volontà di esercitare gli scopi di culto, di carità, di penitenza della vostra rispettiva associazione per il bene della comunità alla quale appartenete. Volete tendere con generosità e fermezza al perfetto amore verso Dio e verso il prossimo, seguendo fedelmente il Vangelo? Volete testimoniare e rendere operosa la vostra fede e la vostra carità? Sì, lo vogliamo. Volete vivere intensamente la spiritualità e il carisma proprio della vostra confraternita e partecipare attivamente alla vita e alle opere apostoliche e sociali della famiglia spirituale di cui entrate a far parte? Sì. Volete dedicarvi alla glorificazione di Dio con la vostra vita? Sì. Volete partecipare attivamente alla vita della confraternita rispettando le regole, impegnandovi comunitariamente a realizzare la sua missione ecclesiale e le sue finalità, portando con dignità e decoro l'abito, presenziando e aiuti alle buone opere e adempiendo alle mansioni e incarichi che vi saranno affidati? Sì. Volete onorare il nome e l'abito della vostra confraternita con rettitudine umana e pietà cristiana in autentica fraternità con i vostri confratelli e con tutti gli uomini, impegnandovi nella preghiera e nella liturgia, nell'incremento del culto pubblico della Chiesa e nel suo decoroso esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale? Sì, sì.